Allora, la diretta è partita, vediamo un attimo se nella pagina la vedo, la diretta. Ok, dovrebbe essere partita. E tra un poco cominciamo anche a parlare. Allora, innanzitutto condivido un attimo la diretta all'interno del gruppo Facebook di Libera le tue parole. Condivido in un gruppo, libera le tue parole, e alla diretta. Ok. Ok ragazzi, sono online, ho condiviso la diretta. Possiamo partire. Ragazzi, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questa diretta di Libera le tue parole. Oggi non mi vedete con la mia maglia a Bordeaux, con cui mi vedete sempre, ma mi vedete sempre in compagnia della mitica bevanda Antibalbus, senza la quale, ragazzi, ormai avete compreso, non si può parlare, perché senza la mitica bevanda Antibalbus si balbetta. Oggi mi vedete in modalità occhialuta, questi non sono occhiali da vista, sono occhiali per il computer e sono anche molto comodi. Mi dicono che sembro una di quelle maschere dove si vede solo il naso e praticamente gli occhiali. Allora, ragazzi, fatto il mio sorso di bevanda Antibalbus, ovviamente per chi non mi conoscesse, sono Ottavio Lombardi, mi occupo di balbuzie e libera le tue parole, è l'unico percorso in Italia esistente per smettere di balbettare. Inutile stare a raccontarvi che tutti quanti gli altri sono corsi, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi non voglio raccontarvi queste cose qua, oggi voglio un attimo aggiornarvi sulla situazione, coronavirus, insomma, perché ci siamo lasciati la settimana scorsa con la diretta. Io praticamente ho passato 3 settimane, sono dall'8 marzo che ancora non mi sono ripreso e finalmente sono riuscito a fare il tampone, quindi volevo aggiornarvi su questa situazione, sono riuscito a fare il tampone, sto ancora aspettando che mi facciano sapere se è risultato positivo o negativo, ma in ogni caso comunque il peggio è passato e volevo scusarmi per le dirette che non ho potuto fare in tutto quanto questo periodo, purtroppo ragazzi. Non ho avuto voce, stavo completamente senza voce e praticamente i dottori mi hanno proibito di fare dirette, di parlare, di lavorare. Purtroppo il mio lavoro si fa con la voce, quindi ovviamente è stato un po' complicato per me dovermi trattenere tutto quanto questo tempo. Però ragazzi, insomma, sicuramente è stato anche un periodo dove mi sono un attimo ricaricato, evidentemente avevo bisogno un attimo di staccare la spina perché i ritmi di lavoro con Libera le tue parole sono veramente molto molto importanti e quindi evidentemente il mio fisico ha ceduto e avevo un attimo bisogno di riprendermi. Insomma, ragazzi, fortunatamente sono meglio, siamo in attesa di vedere i risultati del test. Speriamo bene, insomma, in ogni caso però. Anche se ci fosse stata questa cosa, anche se ci fosse questa positività al virus, ragazzi, il punto è che il peggio è passato, la febbre mi è passata, la tosse fortissima che ho avuto per tantissimi giorni mi è passata. La cosa allucinante è che mi hanno fatto il test dopo 19 giorni dai sintomi. Cioè io ho cominciato a star male l'8 marzo, ragazzi, e praticamente dall'8 marzo in poi hanno fatto passare tantissimo tempo nonostante fossero stati sollecitati tante volte, nonostante praticamente mi sembra 2 settimane fa, ormai sono passate 2 settimane fa, sono stato malissimo, è intervenuta l'ambulanza perché non riuscivo a respirare bene. Insomma, ragazzi, è veramente un casino pazzesco, un casino veramente pazzesco. Però fortunatamente le cose sono andate per il verso giusto, ho avuto la possibilità di farmi
visitare, insomma, e quindi questa cosa qui è andata molto molto bene. Fortunatamente siamo riusciti a passare il peggio. E quindi, ragazzi, oggi, sempre che la voce mi rimane, sono armato anche dello spruzzino di Froben, quindi sempre che la voce mi rimane, da oggi voglio ricominciare a fare le dirette. Perché voglio ricominciare a fare le dirette? Perché in questo periodo, ragazzi, di emergenza di coronavirus, c'è una grandissima emergenza che spesso tendiamo a sottovalutare, ed è l'emergenza della nostra mentalità, che purtroppo, ragazzi, siamo costantemente sottoposti a un grande inquinamento mentale. E cosa vuol dire inquinamento mentale? Per capire di cosa stiamo parlando, ragazzi, dobbiamo sempre riconnetterci al tema della balbuzie. E mi raccomando, riascoltate questo video più e più volte perché può farvi fare un grande salto di qualità. Purtroppo, quando si affronta il tema della balbuzie in Italia, perché le persone che gestiscono i corsi sulla balbuzie, che poi oggi si chiamano percorsi sulla balbuzie perché hanno cominciato a copiare il modello di Libera le tue parole, eccetera. Però il problema di questi corsi sulla balbuzie è che non hanno compreso che per smettere di balbettare non si può lavorare semplicemente in maniera tecnica, cioè non si può andare a lavorare solo sull'articolazione della parola. E purtroppo la maggior parte dei corsi esistenti in Italia, cioè tutti, nessuno di questi fa fare un vero e proprio percorso, uno, e in secondo luogo nessuno di questi fa fare un percorso sulla parte della mentalità. Perché, ragazzi, quando noi ci blocchiamo, se non riusciamo a parlare, è per un modo in cui io vado a ragionare. Cioè io mi blocco perché in realtà sto programmando mentalmente la produzione di quel blocco. Questa è la cosa che noi dobbiamo andare assolutamente a comprendere. Quindi se io non vado a scardinare quell'abitudine mentale, quell'abitudine di pensiero che ha prodotto quel blocco, non potrò mai recuperare la mia fluenza, perché non sarò mai abbastanza fluente per poter parlare correttamente. Questo è il casino, ragazzi, questo è il dramma. Quindi per riuscire a smettere di balbettare, che è diverso dallo smettere di bloccarmi, perché smettere di balbettare è un conto, smettere di bloccarmi, quindi parlare fluentemente è un altro conto. Per riuscire a smettere di balbettare devo necessariamente passare per un passaggio intermedio, che è quello di parlare fluentemente, sicuramente, per poi raggiungere quello che è lo step successivo, cioè quale? Lo step di andare non semplicemente a parlare fluentemente, ma a smettere completamente di ragionare secondo quegli schemi mentali, secondo quei paradigmi che mi continuano a far balbettare, cioè a ragionare con balbuziente. Sono degli schemi mentali, sono dei paradigmi particolari, dei paradigmi tali che mi continuano a far ragionare come balbuziente. Finché non vado a interrompere questo circolo vizioso, la balbuzie, cioè questo modo di pensare, cioè questo modo di agire, continuerà a gestire la maggior parte delle situazioni della mia vita. E continuerà a farmi produrre quei risultati che in realtà io non vorrei produrre. All'inizio però di questa chiacchierata insieme, ragazzi, scusatemi ma ancora c'ho la voce molto bassa, vi ho detto che praticamente ciao Stefano, ciao Giovanni, ciao Gianmarco, ciao Giuseppe, ciao Nicola, ciao Rosalba, ciao a tutti quanti quelli che stanno collegati. Ragazzi, purtroppo non posso vedere tutti i nomi. Comunque, ciao Giammo, ho appena letto il commento. Dicevo questa cosa, all'inizio però di questa diretta ho parlato che in questo momento di emergenza, in questo momento di coronavirus, siamo sottoposti a un grandissimo inquinamento, soprattutto mentale, che ci fa sicuramente andare ancora di più a incancrenire in determinati pensieri che sicuramente non sono produttivi.
Produttivi di cosa? Che cosa vuol dire che una cosa è produttiva o non è produttiva? Produttivi di quello stato di benessere o di quel particolare risultato che io voglio andare a raggiungere. Quindi non posso raggiungere un particolare stato mentale o un particolare risultato finché i miei pensieri e io comunque sono completamente focalizzati e io sono completamente focalizzato sulle cose brutte che stanno succedendo. Questa continua defocalizzazione da quello che mi può far star bene, ok? Mi porta costantemente a concentrarmi su tutto quanto quello che non va, su tutta quanta la negatività. Ed è una cosa che noi facciamo a maggior ragione se balbettiamo, perché le persone balbuzienti sono ancora più abituate a soffermarsi sul negativo delle cose rispetto che al positivo. È vero che, cioè, che le persone che balbettano sono molto abituate al problem solving, cioè a risolvere subito una situazione per cercare subito di cambiare quella parola che non riescono a dire, ci sta come cosa. È vero anche che la balbuzie, se ancora oggi si sta balbettando, è proprio perché si ha una forma mentis che ormai è radicata nella balbuzie, cioè è radicata nella stagnazione all'interno di quel problema. C'è una vera e propria identificazione costante nel problema ed è questo, ragazzi, che porta le persone a balbettare, quindi mentalmente, quindi a bloccarsi, quindi fisicamente, e quindi a stagnare ancora, a perseverare ancora in questo tipo di situazione, che purtroppo ovviamente va a riverberarsi anche nella sfera comunicativa, verbale, paraverbale e non verbale. Questo è il dato che noi dobbiamo andare a considerare. E quindi una cosa importantissima durante questo periodo, in cui abbiamo sicuramente molto tempo per noi, in cui siamo costretti a stare in casa, quindi abbiamo molto tempo da poterci dedicare, una abilità importantissima che dobbiamo imparare a sviluppare è quella di defocalizzarci da quelle cose che assolutamente ci prendono tutte quante le nostre energie e che non ci consentono di poterci focalizzare su altro. E voi magari mi dite: ma cosa c'entra questo con la balbuzia? Ragazzi, c'entra come? Perché la balbuzia in realtà è proprio un problema di focalizzazione. Dove io mi vado a focalizzare, lì vado a sviluppare determinate competenze. Io infatti non dico mai che la balbuzia è una abitudine di per sé negativa, perché è inutile dare un giudizio, dare un'accezione sulla positività o sulla negatività della balbuzia, in quanto cioè la balbuzia è un fenomeno, è un'abitudine mentale che si riverbera anche nella comunicazione, ma non per questo è un'abitudine positiva o negativa, è semplicemente una diversa abitudine di pensiero che si riflette anche nella comunicazione e tramite quell'abitudine di pensiero io parlo in un certo modo. Ma non per questo è sbagliata, è solo una diversa abitudine di pensiero che si riflette anche nella comunicazione e che mi porta a parlare in maniera diversa rispetto a una persona che non si blocca. Questo è il punto, ragazzi, ok? Se io voglio smettere di balbettare, devo andare a cambiare quella forma mentis che mi porta a bloccarmi. E io, se non faccio questo tipo di lavoro, non smetterò mai di balbettare. Purtroppo, se non vado a cambiare quella forma mentis, ragazzi, purtroppo continuerò a produrre blocchi perché i blocchi derivano da quella mentalità. Compreso quindi perché io alla fine, spesso con gli allievi del percorso di Liberi tra le tue parole, dico: ragazzi, chi si blocca, ok, che ha un tipo di comunicazione che non è produttivo del risultato comunicativo che vogliamo raggiungere, quindi non è fluente, eccetera. Ok, ma chi si blocca non è l'unico balbuziente del mondo, perché ci sono tante persone che in realtà balbettano anche se non si bloccano. Quindi quello che dico spesso ai allievi del percorso è: ragazzi, non siete gli unici balbuzienti, ci sono tante persone che hanno un'ottima fluenza, ma che non si, cioè, ma che comunque si, cioè, scusatemi, ma che comunque sono balbuzienti, non è che non si bloccano, sono comunque balbuzienti perché c'è una differenza tra bloccarsi e balbettare. Ci sono tante persone che balbettano lo stesso perché hanno sviluppato una forma mentis nella propria vita,
in cui vanno costantemente a focalizzarsi sempre sul negativo. E ora magari voi mi direte, Ottavio, ma in questo periodo come faccio a focalizzarmi sulle cose positive in un periodo così tragico? Questa è una cosa importantissima, questa è una bella domanda. Sicuramente, ragazzi, io il consiglio che vi do, che vi strado, è questo. Durante questo periodo abbiamo del tempo per noi, sicuramente abbiamo del tempo che non abbiamo durante l'anno, abbiamo la possibilità di poter gestire il nostro tempo diversamente, di poterci dedicare a delle attività che non possiamo dedicare, cioè alle quali non possiamo dedicare energie, tempo durante l'anno. Spegniamo la TV, ragazzi. Iniziamo a spegnere la TV. Iniziamo un attimo a poter fare dell'altro, a poter leggere dei libri che durante l'anno non possiamo leggere. Quante volte vi siete detti, non ho tempo per leggere? Adesso avete il tempo per poter leggere. Quante volte vi siete detti, non ho tempo per poter imparare l'inglese? Adesso avete il tempo per poter imparare l'inglese. Quante volte vi siete detti, non ho tempo per poter dedicarmi al mio corpo, di poter fare dell'attività fisica? Ok, ragazzi, non potete andare a correre, ok, non potete andare in palestra, ok, ma potete spostare il tavolo, spostare qualche mobile e fare dell'esercizio fisico in casa, nessuno ve lo sta impedendo. Insomma, ragazzi, è importante scegliere su cosa focalizzarci, è importante scegliere su che cosa focalizzare le nostre energie, su cosa focalizzare la nostra attenzione, soprattutto in questo periodo. Non sono io la persona che vi deve dire questa cosa, ma ci sono studi scientifici ormai famosissimi che hanno dimostrato più e più volte come la nostra influenza, cioè come la nostra psiche influenza anche il nostro sistema immunitario. Se stiamo male, se stiamo psicologicamente male, ovviamente anche il nostro sistema immunitario si indebolisce e sicuramente stare costantemente su Facebook, stare costantemente a sentire le notizie dei telegiornali dove ci dicono solamente, dove ci aggiornano solo sul numero dei morti e dei nuovi contagiati, non è una cosa sana da continuare a fare. Insomma, ragazzi, è inutile. È inutile continuare a focalizzarci sempre su queste cose, non ha senso. Scegliamo quindi su cosa focalizzarci, scegliamo quindi dove direzionare le nostre energie. A maggior ragione, ragazzi, durante questo periodo una cosa importantissima che dobbiamo fare è questa. A maggior ragione se stiamo seguendo il canale YouTube di Libera le tue parole o comunque la pagina Facebook di Libera le tue parole. Per tutte quelle persone che durante l'anno si dicono, ma io non ho tempo. Non ho tempo da poter dedicare alla mia comunicazione perché il lavoro, l'università, eccetera, lo studio, eccetera. Ragazzi, adesso avete il tempo per potervi dedicare a voi, da poter dedicare alla vostra comunicazione. Se alla fine di questa quarantena volete riprendere mano alla vostra comunicazione e poter affrontare il vostro lavoro, la vostra vita in maniera diversa, ragazzi, approfittate di queste settimane per poter cominciare a capire come lavorare sulla vostra comunicazione, ma fatelo adesso, adesso che avete il tempo, ragazzi. Perché tra qualche tempo, quando riprenderete a lavorare, quando riprenderete a fare tutto, non avrete il tempo, quindi adesso dovete assolutamente approfittarne. Vi lascio ovviamente sotto questo video la possibilità di cliccare per accedere alla possibilità di farvi la consulenza personalizzata per capire come poter personalizzare al meglio il percorso di Libera le tue parole, perché a differenza di tutti quanti gli altri percorsi, che poi mi fa ridere percorsi, perché veramente, cioè, non esiste nessun percorso in Italia tranne quello di Libera le tue parole, ma non voglio, veramente, non voglio ripetere sempre le stesse cose. Cioè, il fatto di che questi corsi che fino a ieri facevano corsi di 7 giorni e ancora oggi fanno corsi di 7 giorni, che però si dicono che sono dei percorsi, a me fa ridere, fa sorridere, perché in realtà non esiste nessun percorso. Il percorso esiste solo quando tu vieni seguito per mesi. Devi essere seguito per mesi e attualmente
in Italia, l'unico percorso esistente sulla balbuzie è quello di liberare le tue parole, perché nessuno fa una cosa del genere. Infatti, la maggior parte di questi corsi, nessuno di questi riesce a garantire risultati ai propri allievi. E quei pochi che riescono a fare qualche cosa ti fanno parlare in maniera robotica. Basta andare a vedere i video presenti nelle loro pagine Facebook o su YouTube. Vedi persone che parlano in maniera robotica, in maniera quasi imbarazzante. Insomma, ragazzi, è difficile, insomma, riuscire a far ottenere i risultati che facciamo ottenere noi, perché noi facciamo un lavoro veramente incredibile, giornaliero, dove siamo lì a martellare costantemente. È facile smettere di balbettare? No, è possibile smettere di balbettare? Sì, e anzi, è un dovere. È un dovere che noi abbiamo nei confronti di noi stessi e anche delle persone a cui vogliamo bene, perché, ragazzi, durante questo periodo di quarantena, quando sono stato particolarmente male, ho dovuto, come ho detto già nella scorsa diretta, ho detto il fatto che purtroppo ho dovuto fare tantissime chiamate perché sono stato male, perché ovviamente non riuscivo a respirare, non riuscivo a parlare, eccetera. Se negli scorsi anni non avessi sviluppato la competenza per poter parlare fluentemente, io quelle chiamate magari non le avrei mai fatte. Avrei sempre delegato qualcun altro per poterle fare, ma quando ci sta una questione di vita o di morte, quando veramente dobbiamo chiamare per noi o per una persona cara, ragazzi, non abbiamo il tempo di poter ragionare, chiamo o non chiamo, mi preparo quella chiamata o non me la preparo, bisogna chiamare e basta. Per questo, ragazzi, non aspettate altro tempo. Adesso avete la possibilità di poter lavorare su di voi. Adesso avete la possibilità di poter lavorare sulla vostra comunicazione. Fatelo adesso. Fatelo adesso. Perché adesso è il momento in cui avete il tempo. Adesso è il momento in cui avete la possibilità di poter sviluppare delle competenze che veramente possono salvare la vostra vita e la vita dei vostri cari. E comunicare oggi è troppo, troppo, troppo importante. Bisogna assolutamente imparare a saper comunicare, perché ne va veramente della nostra vita. Ragazzi, vi lascio, vi lascio, mi sono morso la lingua come sempre, vi lascio in descrizione il link, quello lì, dove avete la possibilità di poter accedere alla consulenza personalizzata per capire come poter personalizzare al meglio il percorso di liberare le tue parole. Perché nonostante i vari corsi esistenti sulla balbuzia in Italia, che ora si chiamano percorsi, propongono a tutti gli stessi strumenti, a tutti la stessa tecnica. Questa è una cazzata immonda, perché ogni persona è diversa. Ogni persona ha bisogno di cosa? Ha bisogno di un suo percorso personalizzato, perché ogni persona ha un suo vissuto, ogni persona deve avere un diverso percorso, deve essere eseguita diversamente perché ogni persona ha la sua peculiarità. Quindi per questo motivo è importante assolutamente che, per esempio, Emanuele ha un tipo di percorso, Rosalba ha un altro percorso, Francesco ancora un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, ragazzi? Per una persona funzionano degli strumenti. Per un'altra funzionano degli altri strumenti, per una persona bisogna fare un tipo di percorso mentale diverso, per un'altra persona un altro tipo di percorso mentale ancora diverso, perché ha bisogno di un altro tipo di approccio, perché si blocca in un modo ma la sua balbuzie si va a manifestare diversamente. Insomma, ragazzi, il percorso deve essere personalizzato per capire come poter personalizzare al meglio questo percorso e quale passo, quale sentiero dover seguire. Prenotatevi la vostra consulenza personalizzata. Ragazzi, purtroppo non possiamo fare consulenza a tutti quanti, possiamo fare solamente poche consulenze personalizzate al mese, molto molto poche. Durante questo periodo cerchiamo di fare un'eccezione alla regola, perché cerchiamo un attimo di venire incontro un poco a più persone, ma purtroppo, ragazzi, abbiamo dei posti limitati, non possiamo aiutare tutti quanti. Quindi veramente, ragazzi, prenotate la consulenza solamente se siete estremamente motivati a voler lavorare sulla vostra comunicazione, perché non abbiamo il tempo di poter seguire le persone che non vogliono lavorare sulla propria comunicazione. Quindi solo se siete estremamente motivati, allora cliccate sul link e
vediamo cosa possiamo fare per poter cominciare un percorso insieme. Io vi auguro una fantastica serata, purtroppo non ho più voce. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti. Ciao.